dico giocate responsabilmente, non vi vengono in mente le scommesse, quelle cose lì. Ok, per voi Bruno Sciacca. Ah, eccoti qua, guarda, sì. Maledizione, ho perso di nuovo 1000 euro a sti maledetti videopoker. Quante volte te lo devo dire, i videopoker sono macchinette mangia soldi. Oh, proprio tu parli, guarda che ti ho visto prima laggiù che giochicchiavi anche tu e hai vinto pure un sacco di soldi. Ma stavo prelevando al banco, man! Piuttosto, scusa se sono arrivato in ritardo. No, scommetto che non indovinerai mai il perché. Ah sì, scommetto che un cretino ha parcheggiato davanti a casa tua. L'ho parcheggiato io. Vabbè, sì. Pari. Dispari. Bim, bum, bam. Senti, piuttosto, è da un po' che non ti si vedeva qua la sala scommessa. Ho avuto qualche problemino a rientrare da un viaggio in Svezia, niente di che. Scommetto che hai perso l'aereo. No, mi hanno arrestato. Mi dispiace. Scommesse illegali, sai, cose così, guarda, dentro è stato un inferno. Ma che dici, lo sanno tutto, che in Svezia le carceri hanno tutti i comfort. Sì, ma ti devi montare tutto tu. Guarda un periodaccio, mi hanno pure cacciato, sai, da quel club di scommesse tra galli da combattimento, sì. E hanno anche lì, ma hanno scoperto che è bravo. Ma come ha fatto, scusa? Che ti devo dire, nel momento clou del match mi è caduto il becco. Vabbè, ma allora. Vabbè, io per fortuna ho smesso con questi giochi d'azzardo, casino e scommesse varie. Sì, vabbè. Scommettiamo? Dai. No. Guarda, anch'io tra l'altro, guarda, devo smettere. Sono andato dal dottor Rossetti, no? Hai presente? Ah, sì, sì, quello che viene qua a giocare spesso. Bravo, lui mi ha detto, guarda, lei deve smettere perché sta venendo un ulcero da stress fuori di giocare. Beh. Fin lì però secondo me sono preoccupato. Perché? Secondo me non mi ha detto proprio tutto, nasconde qualcosa. Cosa te lo fa pensare? Insomma, quando gli ho detto, ma dottore, secondo lei guarirò, ha lanciato i dadi sul lettino. Ma per sicurezza io sono andato in uno di quei centri specializzati, non sai, sì, qua sotto all'estero. Sotto all'estero, posto qua, bellissimo, un sacco di gente come me, così. Oh, ma sono peggiorato. Come sei peggiorato? Dove sei stato? A Las Vegas. Vabbè, ma no. Pari, bing, boom, bam. Non ci sento ritornare. Sì, ma io non è che ho smesso totalmente di giocare. Per esempio, ieri ho fatto una scommessa sulle corse dei criceti. E com'è andata? Non lo so, sono sempre allo stesso punto. Aspettiamo i risultati. Che dici, Sergio? Adesso scommettiamo su chi ce l'ha più. Vabbè, dai, e mi piace vincere facile. Ma questa chi te l'ha detta, scusa? Ma sai, voglio dire, lo sai, no? Che dopo aver fatto sesso, a tua moglie piace parlare dei cazzi degli altri, allora. Anche la mia, guarda, è un problema con la mia, non riesco. Non mi aiuta certo a uscire dal vizio del gioco, eh. È un problema. Ma per esempio, ieri sera a cena mi ha servito fish e chips. E tu che l'hai detto? Vedo. Vabbè, guarda. Che dicevo? Quando un gioco va male, solo una donna ti può tirare fuori. No, a me a volte è bastato un gesto. No, dico una donna. Ah, una donna che non si vede. Per esempio, adesso non riuscivamo a pagare l'affitto del mese scorso, no? Ah. E lei, per aggiustare, è andata a letto col padrone di casa. Dai, scommetto che per lei non avrà significato niente. Bravo. Però poi mi ha anche detto, caro, lo sai che c'è? Ah, già che c'ero, gli ho dato anche l'anticipo di gennaio, febbraio. Ma allora, mi dici sempre tu, senti, non è che mi stai fregando quella roba, pari vinco io, dispari perdi tu. No, pari vinco io, dispari perdi tu. Ah, scusa, no.